Ciao amici, oggi mi trovo a Rocca Valdina a far visita all'antica farmacia. L'antica farmacia che è stata ristrutturata da poco, c'è stata la riapertura nel sabato scorso. L'antica farmacia che risale al 1628. Il 1628 e contiene una collezione di vasi raffinatissimi, di maioliche. E qui non c'è una particolarità, si trova un vaso, uno dei tre vasi al mondo firmati da Antonio Patanazzi. Antonio Patanazzi è un ceramista, un maestro dell'arte nella maiolica. Dell'antico, anche se non ha nessuna funzione portante. Poi è stato realizzato quindi il restauro delle mensole, su cui appunto vedete posizionati i vasi, la disinfestazione dai palassini che ovviamente infestavano il legno, poi c'è stato anche il restauro dell'esterno, dell'interno esterno e interno, il restauro del pavimento e l'illuminazione che in questo momento vedete. Cose
anno di esecuzione, che è il 1580, ci dice dove è stata realizzata la collezione. E siamo a Urbino, quindi non è una produzione artigianale locale siciliana, ma è stata realizzata a Urbino nelle Marche. E poi ci dice anche chi le ha realizzate questi vasi, ed è il maestro Antonio Atanassi, questo maestro urbinate che lavora a Urbino, ha una sua bottega, è il primo, diciamo, della dinastia dei Atanassi, che realizza questi vasi che sono caratteristici. Se voi li osservate, vedrete che ci sono delle storie da raccontare, sono appunto dei vasi storiati, ovvero vengono raccontate delle scene che sono tratte da stampe, da xilografie, sono temi erotici, biblici e temi anche storici. Quindi sappiamo che sono stati fatti nel 1580, però in realtà dal 1580 fino al 1628 non abbiamo nessuna notizia riguardo a questi casi. Quindi non secondo me c'è un totale silenzio. Nel 1628 sappiamo che questa collezione di vasi, che in realtà in origine doveva essere molto più numerosa di questi 228 che oggi abbiamo, viene donata da un signore di Rocca Valdegna che si chiama Don Gregorio Boccaro. Questo signore dona questa collezione alla confraternita del Santissimo Sacramento, che aveva sede nella chiesa madre, che si trova nella parte più alta del paese. Questi confrati della confraternita avevano, due anni prima, avuto in dono dal Don Pietro Valdina, che era uno dei signori di Rocca Valdina, quello che praticamente ha dato anche il nome a Rocca, perché prima questo paese si chiamava soltanto Rocca. Poi invece con questa famiglia c'è questa possibilità di dare il nome al paese, quindi diventa Rocca Valdina. E questo Don Pietro Valdina dona una spezieria, una bottega, ai confrati. Quindi due anni dopo, nel 1628, c'è questa donazione della collezione. I confrati ottengono questi vasi, con però l'onere di dover pensare a fare la dote a tutte le ragazze povere del paese e a dare anche i medicinali gratis, quindi senza farli pagare, ai poveri del paese. Quindi i confrati avevano questo impegno, che era sicuramente importante. I confrati affittavano la bottega a degli speziali questi speziali dovevano pagare un affitto annuo a questi procuratori che amministravano la farmacia ed erano della chiesa di che succede? Che in realtà noi della storia di questa farmacia, di questa di come avvenivano le vendite, non abbiamo notizie nel XVII secolo, che riguardano per esempio il discorso che la manutenzione della struttura andava a spese della confraternita, oppure che il rimborso di tutti quei medicinali che venivano dati alle persone povere, tra cui c'erano anche quindi gli esenti dai medicinali, dal pagamento dei medicinali, perché questi poveri che appunto venivano i medicinali, perché dovevano guarire dalle varie malattie, scrivevano la somma in denaro, che naturalmente a cui corrispondeva il medicinale, e poi gli amministratori rimborsavano l'iscrizione. Quindi c'era un po' questa... ecco, sappiamo delle notizie certe da questi archivi parrocchiali. La caratteristica è, come dicevo prima, il fatto di essere istoriali, quindi raccontano le storie. E per esempio, se di montare in alto il terzo albarello grande, che in pratica conteneva delle sostanze mischiose, ha un tondo in cui c'è la rappresentazione mitologica di Giove che rapisce Europa, quindi Giove si trasforma in un toro e rapisce Europa, ed è l'unico albarello in cui c'è una descrizione, quindi c'è una didascalia di quello che viene rappresentato nella scena.
oppure accanto, quindi quella mitologica, accanto invece c'è la rappresentazione delle nozze di Cana, quindi siamo già nel Nuovo Testamento ed è appunto il primo miracolo che Gesù fa dopo la sonda. Una cosa caratteristica che trovate comune alla gran parte di questi albarelli è questa decorazione che viene detta a grottesca, oppure detta anche raffaellesca, perché riprende il nome da Raffaello Sanzio, quindi Raffaello che era di Urbino, e che sul fine del 1400, quando viene scoperta a Roma la Dons Aurea, che era questa grandiosa villa enorme che era praticamente su tre colli di Roma, quindi quando viene scoperta per caso la Dons Aurea di Nerone, e quindi iniziano a scoprire, a visitarla, a scendere, pensate tutti i grandi artisti che naturalmente erano incuriositi da questo, vedendo appunto queste decorazioni che poi verranno dette grottesche perché ricordavano queste grotte sotterranee, Raffaello prende spunto da queste grottesche e le realizza nelle logge vaticane. Quindi lavorando presso il Papa fa queste opere straordinarie. E allora ecco che vengono dette decorazioni raffaellesche. Allora, noi siamo l'associazione Guide Turistiche Eolie Messine Taormina e siamo appunto un gruppo di guide abilitate e già insomma, da qualche mese ci occupiamo delle visite guidate qui a Roccavallina. Poiché le guide turistiche celebrano la loro giornata a febbraio e la celebriamo offrendo visite guidate gratuite, quest'anno abbiamo deciso di farla qui a Roccavallina. È speciale anche perché appunto da poco hanno riaperto i locali della sede originaria della farmacia e quindi finalmente questo corredo è nella sua sede originaria. Questi 238 vasi, che tra l'altro è la seconda collezione che abbiamo in Italia, praticamente completa, dico, sicuramente erano più di 300, però 238 è già un bel numero. Noi appunto siamo qua domenica.